Simoni. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, bentrovati ad un altro episodio di Climate Change Wars, le guerre nel Mediterraneo del 2050. In questo episodio parleremo del percorso della teoria verso la terza guerra mondiale, World War III Roadmap Theory. Sino adesso abbiamo parlato e discusso di scenari. Quello che vedete a video è praticamente un grafico che illustra il posizionamento dei quattro scenari in relazione alle due dimensioni che determinano lo slittamento di uno scenario o nell'altro. Il livello di rilascio di gas serra e di idrati di metano con positive feedback in Siberia è una forza incontrollabile dall'umanità e la sua dinamica, che è in parte nota, non si sa come andrà nel futuro, anche se è molto probabile che questo possa slittare su valori crescenti. Abbiamo poi il livello d'abbandono del consumo dei carburanti fossili, nullo, medio, alto, e questa è una variabile che è in parte controllabile dal primo mondo, ma non è interamente controllabile per intero dall'umanità, dato che non è detto che il secondo mondo e il terzo mondo seguano gli sforzi del primo mondo nell'abbandono del consumo dei carburanti fossili. Allora, lo spazio dello scenario relativo alla catastrofe ultravioletta è posto in una serie di coordinate comprese tra un livello di rilascio di gas serra e idrati di metano con positive feedback in Siberia con valori nulli oppure con valori modesti e inferiori ad un valore medio inteso come una graduazione abbastanza importante del rilascio di questi gas serra. Quindi tra valori nulli e un valore di rilascio inferiore a dei valori importanti si colloca lo scenario della catastrofe ultravioletta, mentre lo scenario del falso ritorno ultravioletta è collocata ad un'altezza di un livello medio d'abbandono del consumo dei carburanti fossili. Questo perché il primo mondo in questo scenario abbandona quasi completamente l'uso dei carburanti fossili, mentre il secondo e il terzo mondo no. Abbiamo poi le coordinate dello scenario del falso ritorno all'età dell'oro, che ha un nullo livello d'abbandono del consumo dei carburanti fossili ed è posizionato in una fascia sopra al valore medio e proteso verso un alto livello di rilascio di gas serra a causa di idrati di metano con meccanismi di positive feedback. Quindi praticamente questo scenario è collocato con un nullo livello d'abbandono del consumo dei carburanti fossili e rilasci più che importanti, quindi sopra il valore medio ma inferiori ai valori alti, quindi rilasci importanti ma non esorbitanti per quanto riguarda il gas serra da positive feedback rilasciati in Siberia. Abbiamo poi lo scenario della surrogazione inerziale esplosiva, in cui abbiamo un medio livello di abbandono del consumo dei carburanti fossili. Questo perché per definizione i carburanti sintetici non provenendo dal petrolio sono stati classificati come, diciamo, appunto carburanti sintetici anche se di origine fossile, ma comunque con bassa emissione. Abbiamo quindi
un valore medio, ma è sempre, diciamo, sarebbero sempre provenienti da fonti di energia non rinnovabile, quindi fossili, e quindi ho collocato questo scenario intorno ad un valore medio, in quanto l'abbandono del petrolio, del consumo del petrolio per i carburanti succedanei derivanti dal carbone avrebbero un valore medio di abbandono dei carburanti fossili, perché sarebbero carburanti sintetici ma non interamente e completamente simili a altri tipi di vettori energetici, dato che in ultima analisi proverebbero comunque dalle ampissime riserve ancora esistono sul pianeta del carbone. Ed è posto questo in un'area con una coordinata molto alta di rilascio di gas ad effetto serra. Quindi vuol dire che in questo scenario, appunto, come è stato dettagliatamente spiegato, abbiamo alti valori molto molto importanti di rilascio di gas serra con idrati di metano dalla Siberia con meccanismi di positive feedback. Abbiamo infine il quarto scenario, che è quello relativo alla efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, che è posto in una serie di coordinate pari ad un livello piuttosto importante tra il medio, quindi superiore al medio, ma inferiore all'alto, per quanto riguarda il rilascio del gas serra dalla Siberia, quindi in rilasci molto importanti ma non con valori proibitivi, come invece sarebbero quelli relativi allo scenario della surrogazione iniziale esplosiva. Il livello d'abbandono del consumo dei carburanti fossili è alto, perché appunto si ha una migrazione completa ed un cambio di paradigma. Ora, non è possibile raggiungere lo spazio degli scenari, come abbiamo alto livello di abbandono del consumo dei carburanti fossili con livelli nulli o medi di rilascio di gas serra, per il semplice fatto che questa è un'area degli scenari non possibili e non raggiungibili, anche a causa del fatto che appunto già gli idrati di metano in Siberia hanno preso a scongelarsi con rate non nulli, non sono ancora importanti come rilasci in termini di emissioni come quelle antropiche, ma comunque abbiamo già un processo di melting che è già iniziato e non è reversibile. Ora andiamo quindi a discutere ulteriormente sulla World War III Roadmap Theory. Il cuore del contesto è il best blast scenario, ossia la condizione dello stato del mondo prima della detonazione della terza guerra mondiale e delle guerre puniche 2. Questo stato del mondo è appunto descritto dagli scenari che vi ho appena detto. Attualmente siamo in una zona relativa in un punto intermedio tra il falso ritorno dell'età dell'oro e la catastrofe ultravioletta. Questo perché abbiamo livelli di rilascio di gas serra minimi, non importanti, ma comunque non nulli, ma lo shale gas non è praticamente un successo, dato che attualmente occupa soltanto il 5% del mercato dell'oil nel mondo. Gli scenari, appunto, che vi ho appena detto sono contenuti nel secondo grafico che potete osservare, in cui abbiamo una esplosione di questi quattro scenari, di cui la catastrofe, di cui il falso ritorno all'età dell'oro diciamo, fa parte dell'universo pessimista. Poi abbiamo un universo atteso, che è composto tra la surrogazione inerziale esplosiva o anche il blocco della catastrofe ultravioletta. Avremmo, diciamo, l'universo ottimista, ossia quello preferibile, relativo alla efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, di cui però al momento non ci sono né fatti né tendenze che
muovano verso questo tipo di scenario. Quindi attualmente siamo in una posizione intermedia tra l'universo, quello del falso ritorno dell'unità dell'oro, e in un punto vicino alla catastrofe ultravioletta, molto ben distanti, con una direzione di moto completamente avversa allo scenario relativo all'efficiente condivisione tecnologica dell'austerità. Allora, come vi ho già detto nella puntata precedente, gli universi attesi, ottimista, pessimista e atteso, sono contenuti negli scenari che vi ho appena elencato, questi, poiché i tre universi sono una specificazione in dettaglio del contesto del Mediterraneo. La zona del Mediterraneo, dove è calata l'Italia, è ovviamente il perno centrale dell'analisi, dato che sono italiano e quindi è importante andare ad avere un'idea di quello che ci sta per cascare in testa. Quindi, il Mediterraneo non è in una superposizione unica, ma è da tempo fortemente orientato verso l'universo pessimista ed appare sempre meno probabile in futuro l'emersione dell'universo atteso. Sfortunatamente la freccia della storia non è più orientabile verso l'universo ottimista. Quindi, poiché l'universo ottimista è una piccolo campione che fa parte dell'efficiente, del più grande e ampio scenario dell'efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, si può inferire che è assai improbabile che possa comparire in futuro, nel best blast scenario, tutto il contesto dell'efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, che è anche uno scenario avverso alla detonazione delle guerre della Terza Guerra Mondiale. Quindi siamo in una condizione in cui praticamente il piccolo campione è orientato verso un universo pessimista, meno probabilmente sull'universo atteso. L'universo ottimista non è più raggiungibile nel Mediterraneo, e poiché non è più raggiungibile nel Mediterraneo, e poiché l'universo ottimista è un sottocampione piccolo del scenario più grande dell'efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, si può inferire che lo scenario più ampio e completo dell'efficiente condivisione tecnologica dell'austerità, se non è probabilmente più raggiungibile, o comunque è molto 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 improbabile che possa emergere nei decenni a venire. È certo invece che la Terza Guerra Mondiale, per un osservatore posto in un punto nel tempo che sia antecedente all'evento stesso, possa apparire la Terza Guerra Mondiale complessa, poliedrica, sfaccettata, e razionalmente la si può provare ad esplorare cercando di decomporla in tre restrizioni di analisi. Prima restrizione, abbiamo l'Europa Defender e gli USA neutrali. In questo contesto possono esplodere questi tipi di detonazioni. Cina contro India, caso della Terza Guerra Mondiale a prima restrizione con attori ad interazione minima. Cina più Iran contro Russia e poi successivamente l'India che si allea alla Russia. Oppure Cina più Iran contro Russia più Europa più India, oppure Cina più Iran più Cartago contro Russia ed Europa, oppure Cina più Iran più Cartago contro Russia contro Europa contro India, tutte e tre ovviamente Russia, Europa, India alleati. Lungo la restrizione Europa Defenders più USA neutrali, gli aggressor hanno più manovra militare in Siberia e la possibilità di vincere potrebbe essere buona se esistesse un firewall contro i missili balistici, se la logistica sarà adeguata. Questo perché gli europei hanno meno deterrenza atomica e meno capacità di proiezione militare. Europei che sarebbero peraltro già ingaggiati nel Mediterraneo con le guerre puniche 2 per cause endemiche. Evento bellico che verrebbe amplificato dagli aggressor con un asse segreto con Cartagine,
In questo multiverso, sui campi di battaglia della Terza Guerra Mondiale, la strategia della terra bruciata nucleare in Siberia non pagherebbe perché i contendenti lottano per le risorse naturali che debbono essere protette, usufruite e non annientate. Possibile il numeroso lancio di atomiche tattiche, tuttavia sarebbe ridotto l'impatto dell'inquinamento nucleare in chilometri quadrati, in quanto i teatri di battaglia sarebbero in Siberia e complessivamente i morti civili sarebbero probabilmente minori rispetto ad altre restrizioni di Terza Guerra Mondiale. È possibile purtroppo la vitrificazione della Repubblica del Gange prima dell'inizio dell'invasione degli aggressor in Siberia. Andiamo a vedere la Terza Guerra Mondiale sulla seconda restrizione, con Europa neutrali e invece gli USA Defender. Su questa restrizione possono esplodere, sono attese, questi tipi di confronti bellici. Cina contro Russia, alleata di USA, alleati con l'India. Cina più Iran contro Russia, alleato di USA e alleato di India. Cina e Cartago contro la Russia, alleata degli USA e dell'India. Ora, lungo la restrizione USA Defenders Europa Neutrali, gli aggressor fronteggerebbero un asse di Defender militarmente più potente. Il comportamento della Repubblica del Gange sarebbe più attivo e ostile contro gli aggressor. La vincita per il fronte degli aggressor sarebbe meno raggiungibile. In tutti i casi, gli aggressor 1 escalerebbero rapidamente in un conflitto nucleare che appare molto più gangecentrico o nippo-coreano-centrico, implicando un esponenziale numero di morti civili con stratosferici danni collaterali, essendo il teatro degli scontri non la Siberia. Gli aggressor 2 concentrerebbero le forze senza disperderle, senza ingaggiare indirettamente soggetti che sarebbero indifferenti alla loro azione principale in Siberia. Una coalizione di Defender più debole determinerebbe una terza guerra mondiale che appare più siberio-centrica, con meno morti collaterali. Una coalizione dei Defender più numerosa e o forte invece determinerebbe un numero di aggressor minori e o una terza guerra mondiale molto più gangecentrica o nippo-coreano-centrica, con un numero potenziale di danni collaterali stratosferico. Abbiamo poi la terza tipo di restrizione, che prevede la clausola NATO Defender. In questo caso le detonazioni possibili sono ritenute le seguenti: Cina contro Russia, alleato di NATO, alleata con India, Cina e Cartago, alleate, contro Russia, India e NATO, tutte e tre alleati, Cina, Iran e Cartago, tutte e tre alleati, contro il blocco degli alleati, Russia, alleata con NATO, alleati con l'India. Storia futura, quando avrà a manifestarsi, potrebbe addensare eventi in scenari già descritti, oppure in realtà sfumate, poste in interstizi irrazionali, tra le molte varianti descritte. Oltre a ciò, anche degli eventi game changers potrebbero far traslare lo stato del mondo, persino la terza guerra mondiale già iniziata, verso la restrizione NATO Defenders, generando così dei log di Terza guerra mondiale che al momento non sono predicibili, ma sono intuibili osservando le dinamiche interne alla seconda restrizione. Ora, per variante di terza guerra mondiale si definisce quale tipo di terza guerra mondiale si svilupperà all'interno di una restrizione, ad esempio Cina verso India, oppure Cina alleata con Iran, alleata con Cartago, contro il blocco dei Defenders composto da Russia più Europa più India. Mentre per terza guerra mondiale ibridata si intende una World War III che detoni in prima oppure in seconda restrizione, in cui eventi game changers all'interno della prima o della seconda restrizione ad un certo punto causino un salto di restrizione, convergendo sulla terza restrizione di terza guerra mondiale. Allora, per
Poi le guerre puniche 2 per cause endemiche sono definite come una detonazione di guerre ad alta intensità, asimmetriche e prevalentemente urbane nel Mediterraneo, in Europa, a causa di migrazioni per cambiamento climatico. Mentre le guerre puniche 2 per diversione strategica di Terza Guerra Mondiale sono definite come una detonazione di guerre ad alta intensità, asimmetriche e prevalentemente urbane nel Mediterraneo, in Europa, con Cartago alleata implicita della coalizione degli aggressor che svolgerebbe una battaglia, una guerra in Asia, contro ovviamente l'obiettivo principale che è la Repubblica Zarina. Le cause che faranno detonare la Terza Guerra Mondiale sono essenzialmente quattro: fase di polarizzazione economica. Una serie di eventi attesi inerenti alla dimensione economica che causeranno una serie di legami, partnership, alleanze economico-militari lungo assi latitudinali in Asia tra paesi con interessi e problemi comuni. Polarizzazione ambientale, una serie di eventi attesi inerenti agli effetti del cambiamento climatico in Asia che saranno concausa nel creare, consolidare legami e alleanze economiche e militari lungo assi latitudinali in Asia, tra paesi con interessi e problemi comuni. Abbiamo la componente di accelerazione politica, che sono una serie di eventi attesi nella dimensione politica e militare, che saranno reazione, proazione alle dinamiche di polarizzazione economica e ambientale che accadranno in Asia. Abbiamo poi una serie di eventi neutri rispetto alla trendline, che sono una serie di eventi internazionali che niente avranno a che fare con le cause che costruiranno il best blast scenario. Tutte queste macro insieme di cause si muove non in ambito sequenziale, ma in ambito parallelo, cioè contemporaneo. All'interno della mappa del blast scenario vi sono una serie di elementi di alea che devono essere commentati. In questo episodio non vi sto ad elencare per filo e per segno tutti i vari contesti relativi ai distinguo delle aree di cui spesso non è possibile dire a priori qualche cosa, oppure evidenziare una serie di eventi. Mi limito solo a mettere in descrizione il link alla bloggata che potete andare a reperirla sul mio blog, Mio Radar. E se siete interessati a approfondire, diciamo, il restante, quello che vi posso dire è che mi limito principalmente a sottolineare alcuni punti, che il defender principale è definita come la Repubblica Zarina, l'attuale CSI, che è l'obiettivo degli aggressor. Gli aggressor saranno per la Terza Guerra Mondiale, per la teoria della Terza Guerra Mondiale, l'impero gengiscano e l'impero sumerico, più i propri proxies, ossia tutti gli stati più deboli istituzionalmente, economicamente e militarmente nei confronti dell'asse sumerico gengiscano, che non riusciranno a restare neutrali, finendo quindi tali proxies coinvolti nella Terza Guerra Mondiale. Nell'insieme dei Defenders si individuano tre tipi di alleati potenziali della Repubblica Zarina. Queste macroaree sono evidenziate in colori diversi, blu, azzurro, celeste, per marcare la minore possibilità nel diventare membri della coalizione difensiva. A seconda del tipo di defender che sarà schierato, ci si riferisce ad una diversa restrizione di analisi. Cartago è la zona dove si espande l'attrattore caotico guerrafondaico cartaginese. Cartago apparirà per definizione come alleato tacito degli aggressor e svilupperà una guerra punica 2 per diversione strategica di Terza Guerra Mondiale, oppure una guerra punica 2 per cause endemiche. Tralascio la parte di proxies e per protettorati, che se volete potete andare ad approfondire dettagliatamente sulla mia bloggata che trovate in link in descrizione. Salto anche i discorsi relativi alle aree neutrali e alle zone di ricatto, quanto agli stati africani dell'Ovest e dell'Oceano Atlantico. E mi focalizzo solo su due delle varie zone aleatorie, ossia zone di frizione nelle quali non è possibile fissare un destino in modo univoco.
Le zone 1 e 2 sono relative a Italia e Grecia. Queste possono essere probabilmente colonie cartaginesi, ma anche meno probabilmente stati del potenziale schieramento dei Defenders. Il resto delle altre zone, se volete, ve le potete andare a sbirciare nel link che trovate in descrizione su questa bloggata. Ciao, alla prossima! Smells like